Una delle figure più controverse, ma nello stesso tempo più conosciute del passato qui a Scordia è Ippolito De Cristofaro, che fu anche deputato alla Camera, fu anche diplomatico, una persona che dettò i tempi della politica, soprattutto dei primi anni del Partito Popolare fondato da Luigi Sturzo. Sì, di Don Popò, perché per noi non era l'onorevole De Cristofaro, per gli scordioti era più noto come Don Popò, non era un vesteggiativo negativo, era un nome, un soprannome che identificava una carriera politica controversa. Lui ha vissuto un momento epocale della storia, non solo politica ma anche umana, dei nostri tempi. Lui nel 19 fu il primo presidente del Partito Popolare, pertanto collaborava con Don Luigi Sturzo, e fu per un paio di volte deputato, un paio di volte, perché poi con le leggi eccezionali del 26 lui finì la sua carriera di deputato perché non si ricandidò più. Di Don Popò dobbiamo ricordare un momento storico importante: nel dopoguerra lui creò una classe politica che assurse a ricoprire cariche importanti come sindaco Raimondo, Rocco Pisasale, Ursul Zapparrata, anche se controversa la battaglia che ci fu tra il professore Zapparrata, che uscì fuori dalla Democrazia Cristiana, allora con la lista della Madonnina, con la formazione di una lista alternativa alla Democrazia Cristiana. Però il professore Zapparrata, ricordo bene, aveva una grande stima dell'onorevole De Cristofaro, e quando morì, prima della morte, lo mandò a chiamare il professor Zapparrata, lo ricordava sempre questo fatto, dove si sono chiarite molte cose alla vigilia del decesso dell'onorevole Ippolito De Cristofaro. Lui fondò anche i primi movimenti sindacali. L'onorevole Riccardo Lombardo, socialista, della sinistra, del Partito Socialista, ricorda alcuni fatti molto interessanti sull'atteggiamento che ebbe l'onorevole Ippolito De Cristofaro sulle lotte contadine di quel momento storico, mi sto riferendo al 1920 in poi. Ecco, Don Popò fu controverso, però se dobbiamo dare alla fine come consuntivo, prendendo in prestito la somma algebrica, possiamo dire che il risultato è positivo. Ecco, sul suo coinvolgimento nel fascismo? Lui, ricorderò nel mio intervento la questione dei 12 docenti universitari che dissero di no alla circolare, non ricordo in questo momento il nome, non mi viene, del ministro fascista del fascismo dell'epoca, del 31, Gentile, il ministro Gentile. Di questi 12 docenti, alcuni firmarono perché su suggerimento non solo di Togliatti per i comunisti, di Don Sturzo per i popolari, di Pio XI per i cattolici, molti aderirono, sottoscrissero quel documento profascista, ma questo non significava che furono coinvolti con le atrocità e la violenza fascista. Don Popò non venne mai coinvolto in atti di violenza che caratterizzò molta parte dell'attività politica del fascismo. Don Popò non fu un violento.